Ciao ragazzi, bentornati sul canale Megabri Collection. Ciao amici. Buon Halloween. Buon Halloween a tutti. Eccoci qui con una... Oddio che paura. Eccoci qui con un unboxing a tema di Halloween. Vai Gabriele, presentacelo. Chi è? Questi sono gli Zuru Smashers Horror House. No. Cioè ragazzi, guardate che spettacolo. Facciamo le una gombe, panoramica. Yeah. C'hai ragione, questa è tutta una bara ragazzi. Una bara gigantesca con altre tre bare piccoline. La casa dell'orrore. Gabriele, ma quante sorprese ci sono dentro questa bara? 36. 36 pezzi? No, ma 35 più. 35 più, vabbè, adesso no, vedremo. Ragazzi, sarà un unboxing lunghissimo. Oddio, Gabriele, che è sto coso qua? Un occhio. Oh, paura, ragazzi, paura. Allora, ma presentiamo gli altri amici, sì, che sono della stessa serie, Gabriele. Salve! Ciao, questi sono i piccoli dinosauri che abbiamo aperto tempo fa, ragazzi, sì. Andate a vedere i tutorial. Ma noi siamo vecchi all'incirca di 2 anni. Viene solo dal Natale scorso. E mentre questo super dinosauro... Io sono giovane, anche se sono scheletrico. Ragazzi, questo sono è bellissimo. Sono mezzo nonno e mezzo giovane, mezzo, ok? Ma pure tu c'ha la palla dentro la bocca? Che c'hai in bocca? Anche uno. Ma è lo stesso occhio che sta sulla tomba, vero? Oh, sì. È lo stesso occhio della bara? Pure questo si accende? Sì, questo è un po' più grande, però. Non funziona tanto. Vai. Si è scaricato, vabbè. Comunque ragazzi, guardate che spettacolo. Loro ci aiuteranno a fare questo mega unboxing. Allora, ma cosa dobbiamo dire? Qualcosa... No, ragno! No, non l'avevo visto. Facciamo vedere i nostri amici il mega ragno, ragazzi. Fa paura. Non avete capito? Io ho la fobia dei ragni. Io se ne vedo uno così, c'è paura. Papà, diamo foto a casa. Va bene, allora cosa dobbiamo dire ai nostri amici? Lasciare un bel like, super like ragazzi al nostro video, all'unboxing. Iscrivetevi al canale di Megabri Collection. Esatto ragazzi, dai, la cosa più importante, iscrivetevi per seguire tutte le nostre collezioni. Andate a fare un giro anche a tutti i modellini che sto assemblando, ragazzi, sono veramente tantissimi. Allora, detto questo, Gabriele, facci procediamo vedere... procediamo all'unboxing. Andiamo prima a fare... si vede la scatola. Sì, prima andiamo a vedere la scatola, vai, prendila. Vai, procediamo ragazzi, non vedo la allora. Vedere sto mega... Allora, è analizziamola bene. Quindi abbiamo detto lo Zuru Smashers Horror House è una tomba gigante. Wow. E vabbè, questa qua è la pellicola che lo rende tanto sì, bello. Sì, adesso allora infatti lo scartiamo. Eccolo, facciamo panoramica del ragno, Gabriele, prima non l'abbiamo visto. Pauroso! Fammi vedere dietro invece cosa c'è. Ok, dietro c'è collezione. Una... Esatto, e questo è quello che possiamo... Questo è il più brutto, questo è il più bello, questo è il più bello. Quindi sono tre... Che sono? Dinosauri? Che è sta roba? Lo squalo, un T-Rex e uno zombie. E uno zombie, Gabriele. Lo zombie è la cosa più iconica di Halloween. È il più ma sarebbe perfetto. Ma ragazzi, è bruttissimo. Quindi da quello che ho capito, ragazzi, qui c'è una panoramica della bara, dove all'interno c'è ovviamente la terra, o sabbia. Il ragno si stacca. E poi, guarda, Gabriele, abbiamo la pala, dobbiamo scavare questa sabbia perché all'interno. Perché c'è una... Tenaglia, quella là per gli orsi. Eh sì, sarà forse uno di quei 35 oggetti che troveremo all'interno. Tra cui anche questi piccoli personaggi, guardate. Di questo c'è il martello, c'è gli schiaccia. No, guardate che spettacolo. C'è il mini Dracula, ragazzi. Guardate che spettacolo. Il vampiretto nello slime bianco. È bellissimo. Il ragno ha preso vita. Si è privato da... Ovviamente c'è anche lo slime. E poi, ragazzi, trovate la sorpresa, questa qua, gigantesca. Chissà quale troveremo, se all'interno lo squalo. Il dinosauro. Hai visto quelli piccoli? Lo zombie. Sono qui dentro. Quelli sì, perché se vedi meglio, qua c'è tipo l'involucro che si può togliere. Scattivo. Vai, togli la pellicola grande, Capri. Allora, ragazzi, si apre da qui dietro. Eccola qui la pellicola, vai. Mi si è aperta così. Ok, e poi ti do una mano. No, ah, bravo, ti trovo la centrale. Beh, perché? Spacca tutto, Gabri, spacca tutto. No. Esattamente così. Se speriamo non chiesero attimo. Dai, continuiamo con l'apertura, Gabri. Allora, okay. Vai. Allora, ragazzi, dovete togliere dalla parte sotto della base questi perni. Eccoli qui, questi qua, ragazzi, hanno svitati da sotto la base marrone, altrimenti non si stacca la bara. Eccolo qui. Wow, mamma mia, un lavorone apri sta bara, ragazzi. Allora, andiamo a vedere le istruzioni dietro, Gabriele, perché ci sono le istruzioni. Levare il foglio, ok, perfetto. Ok, poi dietro, qui davanti dovremmo trovare la paletta. Eccola qui, vai, prendila.
Questo okay. Foglio non lo voglio staccare dallo scotch perché potrebbe servire. Ok, intanto prendiamo la pala che ci servirà per scavare all'interno della nostra bara. Quindi prendiamo la paletta, apriamo la bara, cominciamo a scavare e poi troviamo le sorprese e poi anche le tre piccole bare anteriori. Vai, procediamo Gabri, vai! Vediamo come si apre questa bara. Grande! No, vabbè, ma è bellissima! Questo lo stacchiamo dopo. Ecco qui ragazzi la nostra bara. No, ma guardate che materiale è. Vai. Perché dici no? Ah, ma questo mi serve il cartone. Io ho un po' una se... Guardate ragazzi, vedete, è un materiale che si può facilmente rompere. Quindi veramente divertente questo gioco. Abbiamo allora la prima cosa, tiriamo fuori tutte le buste intanto. Eccola qui. Una poi... per uno. Bisogna scavare, bisogna e scavare. Poi ritrovare. Ah, ok. Quindi iniziamo. Scavare significa rompere questa protezione. Quindi non c'è la sabbia lì. Iniziamo. Vai, iniziamo, Gabriele. Apriamo tutto. Busta. Apriamo tutto. Ma ho beccato già quella con lo slime, guarda. Sì, lo so. No, è tipo un'altra cosa. È tipo più. Ecco. Tipo? Questa roba qua. Ah, è quella. Sembra tipo una. Uno slime duro. Questo è già il primo pezzo del nostro dinosauro? Sì. E abbiamo trovato quello rosso, ragazzi. Sì, quello rosso. Che avevamo visto in copertina. Ok. Ok, facciamo una panoramica di quello. Ah, abbiamo... c'è anche l'altro pezzo. Ok, facciamo una panoramica di quello abbiamo trovato, Gabriele. Wow, quindi qui in questa busta abbiamo trovato le due braccia. Gabriele, ma quanto è grosso sto dinosauro? È enorme. Ok. Gigante questo braccio. Procediamo con la prossima bustina. Vai. Andiamo ad aprire. Vai, vai, andiamo, andiamo. Spacca tutto, vai. Scavare. Ancora. Rompilo tutto, vai. Fai cascare tutta questa cosa all'interno. Ho strappato questo. Ok, sì, spacca tutto. Ecco qui, ragazzi. Vai, procediamo con la prossima bustina. Con la colla incastrata, vedi? Che bello. No, questa, ma questa. Ok. Che questa è la testa. Allora, facciamo così, Gabriele. Apriamo prima tutte e poi andiamo a montare il dinosauro. Sì, è la testa. E cos'è questa, la testa? Sì, dovrebbe essere. Guardate, è il busto. Mamma mia, che bello. È spettacolare, fammelo vedere. Un'anteprima. Ma si potrebbe andare a wow. Lo montiamo dopo, dai, perché sennò così non ci capiamo niente, okay. Capito? Lo montiamo dopo quando abbiamo tutti i pezzi a disposizione. Ok, mettiamoli qua. Gabriele, ma che c'è sulla pancia? No, sta cosa qua è aperta. C'è sta la cosa da tagliare. Figo. Che figata. Poi in teoria mi sa, tipo qua dentro c'è il cervello e va ficcato nella testa. Ok, dopo lo vediamo, dove vediamo. Ecco, questa abbiamo... è la testa. No, qua dentro mi sa che c'è tipo lo slime con dentro il cervello. Vediamo, vediamo. Raccogliamo tutti i pezzi e poi lo andiamo ad assemblare. Ok, adesso. La testa? Sì. Wow. Poi qua sopra la tagliate e dobbiamo metterci il cervello. Piccola panoramica. Oh, ragazzi, brutto. Ferocissimo. Vai. Continuiamo. Pacco. Ah, questa è la sabbia. Gabriele, buttala qua dentro, sennò fa un macello. Vai. Ma che c'è sta qua dentro? I piedi. I piedi. Gabriele, sai che mi sembrano i piedi di Hulk? Spettacolo. C'è il martello. Vai. Di Thor. Fammelo vedere, fammelo il martello. No, vabbè, ragazzi, sembra veramente il martello di Thor. Spettacolo. Ecco, ma qua c'è un'altra bara qua dentro. Io. C'è quello, poi c'è un'altra bara. Questo è il cervello, questo è il cervello. E c'è un'altra baretta. Abbiamo la baretta prima. Vediamo. Ma noi abbiamo ancora quelle verdi, esatto, da aprire. Abbiamo pure quelle altre. Dove là ci stanno i mini personaggi. E dai, e dai. Aspetta. No! Fammelo vedere. Riga, ma aspetta, è facciamo. Chi è questo? Un palloncino, sì. Giorgi. Com'è, com'è? Vuoi un palloncino, Giorgi? Ragazzi, che poco. Ma è bellissimo. No, ma questo è stupendo, Gabri. Ok. E andiamo ad aprire il cervello. Allora, andiamo ad aprire il cervello. Occhio, allora. Se c'è lo slime, lo mettiamo da parte. Sì, sì, c'è lo slime. Che facciamo? Andiamo ad aprire poi le tre barie, quelle verdi, e poi ci dedichiamo interamente al nostro dinosauro rosso. Oh. Vediamo, vediamo. Ma perché sto facendo sempre queste aperture orribili? Perché vai di fretta. Vai. No, non è vero. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Qua ragazzi, sì. Vero. Ma questo è uno slime. Non lo tirare fuori adesso. Non lo tirare fuori adesso. Vediamolo prima. Che questo.
Ah, ma c'è il cervello dentro. No, vabbè, ragazzi. È che io, ragazzi, nella testa puoi piccare pure un po' di slime, così si capisce. Cioè, ok, ok, mettiamo tutto da parte, mettiamo tutto da parte. Dai, andiamo a finire l'apertura del bar. E poi, ragazzi, guardate quanta roba il nostro dinosauro rosso. Che spettacolo. Vai, allora, facciamo un po' di spazio. Vai, prendi questa. Ecco. Quanta roba, ragazzi, veramente tanta. Cioè, questa è una mega sorpresa di Halloween. Ragazzi, nella sabbia abbiamo trovato un'altra bara blu, ragazzi. Quindi sono due bare blu. Era bella nascosta sotto la sabbia. Vai. Vediamo un po'. No! Ah, quello è bellissimo! Faccelo vedere, Gabri. Comunque queste sorprese a tema Halloween sono veramente belle, ragazzi. Guardate il spettacolo. Eccolo, guardate che figo. È bello? Wow! Che spettacolo, ragazzi! Credo che loro saranno. Ma allora, il cibo dentro queste verdi, che cosa ci troviamo, Gabriele? Forse qualcuno un po' più grande. Vai, procediamo con la prima, vai. Mi si era tipo staccato un pezzo di bara, infatti sono tipo i vecchi ovetti che si aprono. Ah, ma qua ci stanno le bustine. No, dentro sta lo slime. Ah, su slime. Forse a sorpresa, Gabriele. Vai. C'è la verde. Altro slime verde. Non lo tirà fuori. Ah, eccolo il famoso teschio. No, che teschio? No, sì, scusa, teschio, la mandibola, che è? Quello che abbiamo visto prima nell'anteprima. Come si chiama? La gabbia quella là per orsi, la trappola per orsi. La trappola. Là. Che tu la metti così, poi l'orso ci cammina. Gnam! Gnam! Ah, mettila un po' sullo slime, quindi lo slime funge da... La mimetizza, la nasconde. Bam. Wow, spettacolo, dopo facciamo magari una scenetta. Ok, lascialo qua. Andiamo ad aprire l'altra. Procediamo. Vai! Spacchiamo tutto. Spacca tutte cose. Vai. Qua non c'è slime, che prese, sente. No, questo è solido, questo è solido. Che cos'è? Quel cosetto da montare. Quindi qua c'è un corpo e sull'altro c'è la testa e di là troviamo il corpo. Quello abbiamo visto nella copertina prima. Vai, apri l'altro. Questo sicuramente è da montare. Wow, fammi una bella panoramica adesso, facciamo vedere i nostri amici. Che brutto, ma che cos'è? Aspetta. Pipistrello. No, cioè, è bellissimo, ragazzi. È stupendo. Questo è un super pipistrello. Sì, è fantastico. È fantastico. Ok, adesso mettiamo un po' di ordine, ragazzi. Facciamo una panoramica di queste sorprese e iniziamo a montare il nostro dinosauro. Montiamo il nostro dinosauro. Ok, ragazzi, eccoci qui pronti per montare il dinosauro. Ok, una cosa dobbiamo fare. Ci sono le greve, perché infatti qua il martello è dotato di punte. Di punta. Quale coltello? Spacca il cervello, ma piano! Si spacca tutto! È normale, papà, bisogna tagliare tutto. Ok, ma adesso devi sollevare tutta la parte di copertura che dovrebbe staccarsi in base a quello che abbiamo visto sulle istruzioni. No, ma secondo me lo devi inserire direttamente dentro, capito? No, papà, ma proprio staccato. Si vede dalle immagini. Sì, dalle immagini si vede che va staccato. Devo capire come. Semplicemente devi tirare. Papà, tirare. Allora, prova a metterci il cervello. Eccolo, vai. Ah, eccolo il vernice. Eccolo qui. Però mi fa schifo, quindi non ce lo metto. Quindi adesso dobbiamo mettere il cervello dentro. Andiamo a mettere il cervello. Ok. Beh, il vermiciatto non ce lo mettiamo dentro. Io ce lo metto. No, ma io non ci voglio mettere il vermiciatto. Io ce lo voglio mettere un po' di slime. Un po' di slime? Sì, sì, dai, facciamolo figo, ragazzi. Un po' di slime. Un pezzettino piccolo, piccolo. Vai. Okay. Che è un modo tale che esce fuori dal cervello. Spettacolo. Ok, adesso se ci metti la copertura sopra dovrebbe uscire in automatico. No, ce lo metti esce in automatico. Ragazzi, la copertura non va rimessa, devi lasciarlo così. Ah, così? Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, dentro lo slime abbiamo trovato pure i vermiciatti. I vermiciattoli, guardate che bruchi. Ragazzi, fanno schifo, sembrano i becattini quelli che vanno a pesca. Sì, infatti. Ok, procediamo con le prossime istruzioni. Quindi andiamo a rimuovere dalla testa parte questo supporto, perché qui dovremmo andare a mettere l'occhio. Non ho capito come, però. Ragazzi, andiamo a mettere l'occhio in corrispondenza di questi tre perni. Bellissimo. Oh, perfetto, bravo Gabri. Va rimesso. Ok, adesso lo richiudi come l'hai tolto. Perfetto. Ok, messo. Okay, ora in teoria. Perfetto. Procediamo con il resto. Ah, se schiacciamo qua il cervello. Quindi è il cervello che funge da pulsante. Fa vedere ancora. Sentiamo tutte le musiche, vai.
Ancora? Mi sta bussando alla porta. Oh, chi è? Oh, chi è? Vai, ancora? It's a monster, spettacolo. Ok, ok, procediamo con l'assemblaggio degli altri particolari. Adesso devi partire dalla pancia, che la dobbiamo rompere. Tagliare anche lei. Sì, dobbiamo tagliare anche la pancia. Vabbè, qua un po' meno male perché mi faceva tagliare anche la pancia. E dentro troviamo una sorpresa. Ok ragazzi, tiriamo. Ok, eccolo qua. Che c'è dentro, Gabriele? È dell'altro slime. Altro slime ancora. Vermi. Vai, slime con vermi. Mettilo insieme all'altro perché qua ci dobbiamo lavorare. C'è Dracula! Eccolo! Giusto, l'avevamo visto in copertina, ragazzi! Ci mancava il pezzo forte, Gabriele! Come fa? Come fa? Una rana, quello rospo! Dai, fammelo vedere. I vampiri in realtà devi... Facci una bella panoramica. Come? No! Ma il rospo! Faccio vedere in faccia. Ma è vero, è quando rutto. Eccolo! Poco. Guardate che bello, ragazzi! Wow! Fa paura! Bellissimo. Bellissimi questi personaggi allegati! Wow, wow, wow! Ok, continuiamo con l'assemblaggio. Vai, Gabri! Ok, andiamo, possiamo questo? Ok, adesso devi montare la testa e le braccia. Vai! Allora, testa, così, ok. Già fatto, così semplice. A incastro, perfetto. Ok, abbiamo messo il braccio. Oh, mamma mia, è possente, ragazzi. Qui vai, l'altro. L'altro. Wow. E così dovrebbe essere. Eccolo qui, vai. Ragazzi, ecco qui le braccia, guardate, tutte snodate. Ah, ma tutte... Ah, no, vabbè, ragazzi. Tu quando ne muovi una, va pure l'altra. Guardate che spettacolo. Muovi anche questa? E giustamente sono in sincronia. No! Ah, sì. Ok, quindi questa va da sola. Invece se muovi non questa, è vero, muovi anche l'altra. Con questa qua va da sola. Non va da sola, vedi. Wow, wow, non pensavo ci fosse tutto questo meccanismo meccanico. Wow, bellissimo. E poi andiamo a montare i piedi per completare l'opera. Ok, il primo assemblato. Procediamo con l'altro. Eccolo. Eccolo qua, vai. Vedete, c'è la linguetta ad incastro. Ecco. Vai. Ok ragazzi, montate anche le gambe e ora ci andiamo a mettere il martello in mano. Vai, pure il martello, ragazzi. No vabbè dai, è bellissimo. Mamma mia, aspetta Gabriele, facciamo una super panoramica. Cioè se la merita tutta perché è bellissima questa sorpresa. Spettacolare ragazzi. E noi adesso gli voglio fare un particolare. Vai. Lui mette la nella pancia lo slime. E certo, quello è fatto apposta. Slime e vermi, dai. Mettici un po' di vermetti con lo slime sul cervello e un po' di slime che esce dalla pancia, vai. Quindi con tutti i vermi, Gabri, eh. Spettacolo. Non ci entra tutto, in realtà, sì. Fa vedere com'è venuto. Fa vedere com'è venuto. Mamma mia, tutto dentro l'hai messo. Spettacolo. Ok ragazzi, l'abbiamo montato. Guardate che bello. Con tutti i vermi, ragazzi. Allora, questo è il vermo che abbiamo trovato nel cervello. Questo è il begattino dello slime. Adesso veramente un bel mostro a tema Halloween, ragazzi. Guardate che schifo, ragazzi. È fantastico. È bellissimo. Wow, bello, bello, bello. Senti, lo facciamo conoscere al nostro dinosauro? Così fanno sì, amicizia. A tutti. A tutti, vai. Ciao. Ciao. Tutti quanti sono arrivati, ragazzi. Sono io il maestro dell'occhio. Uè, tu ormai ti sei rotto il tuo. Ma quanti siete? Non devi parlarmi in quel modo. No. Sì, ma sono venuto io prima qui. Mai risvegliare il diavolo. Il diavolo? Ma che sta a parlare, mannaggia la miseria. Ma guarda che roba. Vabbè, oggi Halloween, deve vincere per forza il dinosauro di Halloween, Gabriele. Yeah. Wow, bellissimo. Sei rimasto soddisfatto? Guardate quante sorprese, ragazzi. Spettacolare. Ok, adesso andiamo a fare la chiusura del video. Allora, ragazzi, abbiamo aperto lo Zuru Smashers Horror House. Eccolo qui. Guardate qui, ragazzi, è bellissimo. Sì. E queste sono tutte le sorprese che trovate all'interno della mega bara. Guardate che spettacolo, veramente tanti personaggi per giocare in questa serata di Halloween. Allora, ragazzi,
Il video finisce qui. Mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale McGabri Collections. E vi auguriamo un buon Halloween. Halloween spaventoso, ragazzi. Ci vediamo sul canale con il prossimo video. Ciao. Ciao.